Nei secoli passati si riempiva di nobili in festa e anche oggi, pur nella sua veste lasciata volutamente lacerata dalle bombe della guerra, il Salone delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano festeggia stracolmo di tante nobili presenze. Cosa c'è di più nobile del marmo? Sono le creature partorite dall'uruguaiano Pablo Acciugarri. Io penso anche a queste sculture quasi come se fossero delle piante che hanno un terreno solido, si nutrono dal suolo e poi aspirano a cercare la luce, quindi anche un po' il percorso dell'essere umano. Scultore di rinomanza internazionale folgorato decenni fa dal marmo di Carrara, cui da allora non cessa di infondere le forme gentili e leggere della sua creatività. La materia si solleva da terra e con volute delicate e bizzarre, sottili ed eleganti, si erge verso l'alto. In un'area della mostra ha ricostruito l'atelier di Acciugarri, uno dei rari scultori che realizza l'opera interamente da sé. Acciugarri è un innovativo della scultura, è uno dei pochissimi artisti dove lui stesso fa la scultura, perché oggi posso assicurare che ci sono molti artisti che il pantografo è il loro amico, mentre Acciugarri, devo dire che l'ho visto lavorare, non si tira indietro. Ingaggiare un amoroso corpo a corpo col marmo e trasformarne la possanza in agilità. Chiunque può andare a Carrara, pochi ne tornano così vincitori.